Ok, siamo nella fortezza inalpina. Andiamo a cercare Bro per potergli dare la notizia del fatto che abbiamo sconfitto Atomos. Parte addirittura un filmato. Finalmente potrà acquistare il materiale che gli serve. Ecco che arriva Joby, il novellino. Questo ragazzo ha eliminato Atomos. Abbiamo un nuovo eroe analbina. Il novellino si rattrista. Io ti sto trattenendo troppo, grazie. E ci arriva la ricompensa con un ramo di Gaia e uno scudo di platino. Allora, ci sono altre due missioni qui da prendere. Parlo di missioni di caccia, ovviamente. Diamo un'occhiata al diario del clan. Diario del clan che comincia a essere un po' affollato. Allora, le due missioni che si possono raccogliere qui alla fortezza di Nalbina sono per Golia. E dobbiamo parlare con Barong, che è proprio qua davanti a noi, mentre invece Bobol si trova nel... sì, molto vicino a dove eravamo un attimo fa a parlare con Bro. Allora, prendiamo tutte e due queste missioni. Barong dovrebbe essere proprio qui. Eccolo lì, è lui? Sì. Che tipo quell'avventuriero? Ora però voglio aggiungere altre pagine. Di chissà cosa sta parlando. Si sorprende. Stavi guardando. Mi chiamano dal cantiere. Ma aspetta, tu sei un avventuriero, allora le cose cambiano. Ma forse sta scrivendo delle finte memorie sue. In realtà sta usando degli avventurieri per fare il suo bestiario. Ah no, ok, vuole compilare un bestiario. Lavora a Nalbina. Bene. Ci dà quindi delle informazioni su alcuni mostri specifici, in questo caso Golia. E io non vedo l'ora di abbatterlo. È stato avvistato a Nabudis, pare sia facile trovarlo arrivando dalla palude, quindi sì, è una zona che noi non abbiamo ancora visitato, ma noi raccogliamo la missione, così ci rimane nel nostro diario del clan e passiamo a quella successiva, che è qui. Vediamo se incontro la persona giusta. È questo? Sì, è lui. Ho letto l'annuncio, sì, il falciatore. Gli compare in sogno e lo dobbiamo aiutare a liberarsene. Si parla ancora di Nabudis, quindi dovremo tornare di nuovo a parlare di mappe che dobbiamo ancora visitare. Benissimo, allora abbiamo raccolto tutte le missioni che potevamo, almeno in quest'area. Diamo un'occhiata al diario del clan per vedere che cosa possiamo ancora fare prima di continuare con la storia. Allora, potremmo andare a Bucerba a prendere anche questa missione. Antoleon combina guai, nome buffo. Comunque, andiamo quindi nel palazzo Stilus a Bucerba. Ecco qua che entriamo. Vediamo di identificare subito il nostro committente. Qua c'è una persona che piange. Sei del clan? Sei del clan, puoi aiutarmi? Sì, dimmi. Salverai Elrond e Kit? Va bene, sì. Sarò forte come una madre responsabile. I miei figli sono entrati nelle miniere di Luzu e non sono ancora tornati. È stato avvistato Antoleon, un mostro pericolosissimo. Ok, la barriera magica si è rotta e quindi un po' come era successo con Nidhogg. Queste creature si sono liberate, forse anche a causa del nostro passaggio, chi lo sa. Bene, andiamo a farlo fuori, lo possiamo fare fuori assolutamente subito perché le miniere di Luzu sono a nostra disposizione. Allora, potrebbe essere una caccia tra l'altro difficile. La ragazza ci dà la chiave del cancello per l'area 3. Quindi andiamo a capire esattamente dove dobbiamo andare. Questa missione di fatto ci sblocca una parte delle miniere, quindi ci consente di entrare in zone che non avevamo ancora visitato, che è molto bello. Mi entusiasma sempre quando le mappe evolvono col passare della storia. Allora noi dobbiamo andare di qua e di qui.
la velocità massima nelle città è un dramma. Però, in qualche maniera, arriveremo alle miniere e da lì poi sarà tutto più semplice. Allora, le miniere sono di livello molto basso rispetto a noi, quindi i primi mostri saranno uno scherzo. Il tutto è capire dove dobbiamo andare e il diario del clan potrebbe darci un indizio. Tac e tac. Allora, oh, un sacco di mappa. Un sacco di mappa. Allora, mi terrò basso e cercherò di seguire questa rotaia. Mamma mia! Molto lontano. Bene. Oh, abbiamo trovato il primo bambino. Non me l'aspettavo. Sta scappando all'interno di questa galleria. Noi lo raggiungiamo. Nemici che distruggiamo con estrema facilità. Chiaramente si parla di nemici di bassissimo livello. Tra l'altro ai tempi erano anche interessanti, perché io ricordo di essere passato di livello varie volte uccidendo questi, queste creature. Allora, grande cancello. È impossibile forzarlo, dovrebbe esserci un interruttore da qualche parte. Proviamo a fare una strada differente. Probabilmente poi ci apriremo la scorciatoia. Dobbiamo andare a nord e poi da qua andare sempre a nord e poi in un certo momento girare a ovest per raggiungere queste gallerie che finora non avevamo potuto visitare. Allora, qua c'è un passaggio, ora a ovest e c'è un altro cancello. Impossibile forzarlo. Quindi devo fare una strada ancora più lunga. Allora, andiamo di qua. Faccio questo giro, poi mi abbasso, passo di qua. Questo è un cancello che dovrebbe aprirsi. Ok, uso la chiave dell'area 3. Da questo momento in poi è tutta roba nuova ed è molto molto lunga. Allora, iniziamo subito. Qua cosa abbiamo? Acephalox. Assolutamente alla nostra portata, ma ci mancherebbe ancora. Questa zona l'avevamo visitata perché appunto era piena di magilite. E anche questa piccola parte brilla appunto per terra per la presenza di queste pietre. Anche all'orizzonte ne vedo. I nemici in questa zona sono sempre questi Acephalox. Allora voglio visitare tutta questa zona, quindi andrò a nord. Non ci sono problemi con questi mostri. Qua c'è una stanza un po' fine a se stessa, ma ci sono tre scrigni. Un regolo multiplo. Questo era un Mimic. E livelliamo con Bash. E qua c'era un altro Mimic. Ah, ma ce ne sono altri due. Altri Mimic. Vediamo questo. Questo è un oggetto. Ok, 403 gil. Non mi pare ci sia altro. Comunque, questa è una stanza da scrigni. Però 3 su 5 erano Mimic. Continuiamo, cerchiamo di evitare questa trappola, ma sarà impossibile. Qui c'è un vampiro che è una specie di pipistrello. L'abbiamo ucciso senza problemi. C'è una... Mamma mia, si vede il cielo! Sì, perché Bujerba è in sospensione tra le nuvole. E quindi vediamo anche qua, c'è una spaccatura che ci permette di vedere il suolo. Vabbè, noi proseguiamo da questo lato. Raggiungeremo quindi l'altra parte, quella che abbiamo soltanto visto dall'altra parte di quel crepaccio. Così concludiamo l'esplorazione di questa parte. Mi aspetto uno scrigno qui in fondo. Qua ce n'è uno. Scheggia Equos. Nulla di utile almeno. E qui c'è uno scrigno con caldera, che è un oggetto che avevamo trovato poco fa al termine di una missione. Qua c'è Koga e non ci sono altri schi... Sì, qua ce n'è uno. E 361 quill. Vediamo se cambia qualcosa nell'equipaggiamento dei nostri personaggi. Assolutamente nulla. Possiamo tornare indietro, questa parte l'abbiamo completata.
Sentiamo, rapidi. Qua c'è uno scrigno ancora. 254 gil. Eliminiamo questi nemici molto facilmente e ci appropinquiamo a quella parte di mappa che risulta ancora non conosciuta, che è al di fuori della caverna, perché appunto è una serie di gallerie costruite dall'uomo. Non è certo una caverna naturale. Allora, scendiamo. Di qua. Cavolo! Questi Acephalox sono diventati pericolosi. Qua ce n'è un altro. Ne era comparso uno addirittura con delle alucce sulla schiena, che sembrava particolarmente agguerrito. Comunque, andiamo verso sud. Vediamo se qua c'è uno scrigno. No, non c'è nulla. Verso sud, in una... questa galleria dobbiamo ancora visitarla, assolutamente nuova. I nemici sembrerebbero semplici. Non ci sono più gli zombie di prima, c'è tutt'altra tipologia. Queste parti con la rotaia sono poi accompagnate lateralmente da un'altra... Ahia, faccio un mimic. Più forti questi mimic. Da un'altra passatoia sotto il livello della strada principale. Io la sto attraversando per sfizio, non c'è assolutamente nulla. Vediamo da sto lato. C'è uno scrigno, ma è un mimic. E basta. Direi che abbiamo fatto tutto. Qui c'è un altro scrigno. È un mimic anche lui, è un disastro. E si va oltre. Tanto sono ricomparsi qualche nemico. Ok, zona ancora nuova. Non so cosa ho ucciso. Ok, sono i pipistrelli. Vediamo come funziona qua. Ci sono svariati passaggi. Mi sembra strano che siano completamente inutili. Forse ci sono delle sbarre che ci impediscono il passaggio. No, è tutto assolutamente attraversabile. Quindi, meglio. Scendiamo di qua. Altri pipistrelli. Torniamo leggermente indietro. Vediamo anche questo corridoio. No, non c'è nulla, solo nemici pronti a essere distrutti. Proseguiamo invece all'indietro. Non sto andando dove dovrei, a dire il vero. Qui c'è un interruttore. Questo interruttore probabilmente sarà uno di quelli che ci apre le porte per delle scorciatoie. Premo l'interruttore. Ecco che si apre laggiù in fondo. Ok, quello era una delle inferriate che avevamo incontrato e che ci impediva il passaggio. Infatti, siamo tornati a avere a che fare con gli scheletri e qua è tutto normale. Questa è la parte di galleria che avevamo già visitato. Qui era bloccato e da qui in poi adesso è più semplice passare, appunto perché abbiamo abbassato l'inferriata. Molto probabilmente, guardo la mappa, molto probabilmente ce ne sarebbe una nel punto in cui noi abbiamo poi dovuto ancora muoverci. Quindi vado a dare un'occhiata subito, perché sono quasi sicuro che ci sia un'inferriata lì da alzare. Quindi corro verso nord a cercare l'interruttore per aprirmi anche la seconda shortcut. Non sono sicuro che ci sia, ma è molto probabile. Ci sono anche dei punti che mi fa proprio pensare che ci sia, perché c'è una piccola deviazione della rotaia principale, tipica dei punti dove c'è un interruttore. E infatti, eccolo qua. Ecco qua l'interruttore. Premo l'interruttore, ci apriamo anche la seconda inferriata. A questo punto, da che io mi ricordi, abbiamo aperto tutto in questa macromappa. Torniamo a sud e continuiamo il nostro viaggio verso l'ultima parte di questo dungeon, che presenta di nuovo caverne naturali. Mi pare di ricordare che ci fosse chiaramente una parte irregolare della mappa. Ecco qua, possiamo attraversare questo zonamento. Raggiungiamo un fantastico cristallo arancione. Salverò anche. E parliamo col bambino, che è Kit, quindi l'altro. Giocavamo a esplorare le miniere, beh, bel gioco, ma mio fratello si è spinto fino in fondo e non è ancora tornato. So che dovrei andare a cercarlo, ma ho troppa paura di quel mostro.
e Antoleon. Con quello c'è poco da scherzare. Molto bene, ma ci pensiamo noi, ma ci pensiamo noi, siamo qua apposta. Addirittura c'è stato necessità di mettere un cristallo qua per concederci la possibilità di arrivare più velocemente. Galleria priva di qualsiasi tipo di tutto, non c'è né mostri, né tesori, né niente, si va oltre. Un'altra galleria, qua c'è un pipistrello che l'ho visto passare chiaramente, qui c'è un carrello, il carrello si può spostare, no, c'è un tesoro dietro, ok, un ciondolo indaco. Andiamo verso nord, perché? Perché probabilmente c'è un altro interruttore. C'è l'interruttore di questo cancello, quindi qua io non posso passare. Ci provo a cliccare, ma infatti è impossibile forzarlo. Bisogna arrivare dalla parte opposta, dove c'è quell'interruttore che si vede dall'altra parte, ma non saprei come raggiungerlo. Ok, qui c'è un altro tesoro. Con dei gil andiamo verso sud a affrontare il nostro nemico. Allora, sto facendo fuori un pipistrello dietro l'altro. Qui c'è un tesoro. Una scheggia bio. E entriamo di nuovo in una di quelle caverne piene di magilite. Ecco. Ecco che inizia lo scontro. Ok, ciao, grazie. No, non era lui, non era lui, pardon. Si tratta semplicemente di Trash Mob. Qua c'è Iga. Ammazziamo anche questo. Quindi praticamente noi, arrivando qua, ci siamo collegati con un formicaio, direi così a occhio. E quindi è normale che ci troviamo Antoleon incavolato nero. Questa è una killer mantis. Ok, mamma mia. Disastro, troppi nemici. Diminuiamo la velocità. Vediamo di capire. Prima uccidiamo tutti gli amichetti del boss, cosiddetti Ad. Chiamo anche questo. No, vanno tutti diretti su quello. No, io voglio colpire Killer Mantis. Boom. Cerchiamo di farlo fuori, così non ci dà fastidio. E minimizziamo i danni. Ok, è andato. Io direi che sta venendo giù bene, soprattutto lui non ci sta facendo assolutamente nulla, quindi sono più che contento. Sta preparando una mossa, ma non ci ha fatto nulla, quindi direi che era una mossa di danno pure e semplice. Perché non si cura Fran? Ok, facciamola curare noi forzatamente, dai. Un'energida su Fran. Intanto il mostro sta preparando aggressione. Che anche questo non fa nulla. Ha fatto solo dei danni. Aia, però ci stiamo facendo zero. Ogni tanto compariva zero danni. Bene, 25 LP inutili. Antoleon, fine della caccia. Sconfitto il nemico. Ricordiamoci che siamo arrivati qua per fare la caccia. E tutte queste aree non sarebbero state visitabili se noi non avessimo accettato questa missione. Quindi, molto probabilmente, questa caverna ha dei tesori che il gioco sapeva esattamente essere custoditi, quindi, da un boss. Ah, qualcuno può essere caduto lì? No, no, ecco, il fratellino arriva, sono tutti sani e salvi, tutto a posto. Non andartene via così, meno male che c'erano loro ad aiutarci. Ok, torneranno a casa, noi probabilmente andremo a recuperare tutta la nostra ricompensa nella casa di Bugerba. Però il gioco ci ha fatto tornare indietro, ma io voglio andare a visitare l'ultima stanza, perché potrebbero esserci degli scrigni esclusivi. Infatti uno scrigno c'è. Una scheggia Auro. Vabbè, qua c'è un altro scrigno, possiamo rifarci. Falcia difesa, un'arma. Basta, non c'è altro. Diamo un'occhiata all'equipaggiamento, se cambia. Ma direi proprio di no. Bene, da quello che hanno detto i ragazzi, i bambini che abbiamo appena salvato durante la cutscene immediatamente dopo l'uccisione di
Antoleon. È evidente che questo cancello non si aprirà fino a che non faremo probabilmente, anzi ne sono praticamente sicuro, un'altra quest o un'altra caccia che ci concederà questo key item per fare quello che ormai adesso guardando la mappa, allora qui non si vede, ma è soltanto una piccolissima parte a nord di questa zona. Comunque, a questo punto non ci resta che tornare a Bujerba e farci dare la ricompensa di questa caccia. Parliamo con la madre che sta piangendo, ma penso di commozione perché i suoi due bambini sono qui con noi. Sono tornati infatti sani e salvi. Non sa come ringraziarmi, però trova il modo con una cintura bolla e una falce assassina. Benissimo, anche questa è fatta e possiamo proseguire. Thank you.